Benissimo, benvenuti, benvenute a questo webinar, il nostro appuntamento consueto del lunedì sera. È un appuntamento informativo e formativo allo stesso tempo, perché il nostro obiettivo è quello di informare le persone e una persona quando è informata può fare le giuste scelte e prendere le giuste decisioni. Il tema di questa sera, appunto, come ritornare al peso forma ed avere energia. Ed è un tema molto interessante perché lo vedrete tra un po'. Quindi vado un attimo a lanciare le slide prima di iniziare. Vediamo un po' qua dove sono finite le slide. No, bisogna pazientare un secondo perché il sistema me le ha fermate un attimo. Eccola qua, scusate. Ok, ritorno. Eccola qui. Benissimo, questa volta avevo messo anche il countdown, avete visto? Benissimo, io sono il portavoce di progetto di marca Vivere in Salute Senza Confini. Questo è un progetto che è nato nel 1999, è stato fondato da Franca e suo marito Ireno, che sono qui in ascolto, ci stanno guardando. E io ho conosciuto questo progetto, era il 2006, quindi mi presento velocemente chi sono. E ho conosciuto questo progetto perché sono una persona che ci tiene alla salute e quindi mi ha invitato Enzo, che è qui presente anche lui, ad ascoltare una serata informativa. Da lì è partita la curiosità di provare i prodotti e anche di condividerli e anche di vedere se poteva essere anche un'opportunità di lavoro. Da cliente con lo sconto, parla che ti parla, ho cominciato a fare i miei piccoli passi. Alcuni giusti, alcuni sbagliati, poi un po' alla volta ho imparato e questa è diventata la mia professione dal 2008. Quindi faccio parte di questo progetto a tempo pieno dal 2008 e ora sono qui a dare una mano a tutto il nostro bel gruppo a crescere, a farci conoscere. Quindi questa serata è quella di è allo scopo appunto di farci conoscere e far conoscere delle soluzioni. Il nostro partner commerciale in questo progetto di portare salute nelle case delle persone è la Neolife International. È un'azienda che è pioniera nella nutrizione fin dagli anni 70. E il successo di questa azienda è dovuto al fatto che è un suo comitato scientifico autorevole, è stato fondato dal dottor Arthur First, che ha poi messo insieme un gruppo di scienziati, e adesso lui, poverino, è venuto a mancare, ma e le sue ricerche, i suoi studi, è stato il primo ad aprire i laboratori di chemioterapia orale, cioè curare i tumori con l'alimentazione. Adesso se ne parla, lui è stato un pioniere e a lui sono riconosciuti molte ricerche, molti studi. Questi signori, questi scienziati, noi li conosciamo personalmente perché proprio lavorano in azienda, sono quelli che fanno ricerca e sviluppo del prodotto. E quindi è una garanzia per me che utilizzo i prodotti, è una garanzia anche per i miei clienti, per i miei amici che si fidano di me e utilizzano i nostri prodotti. La linea guida di questi prodotti è che sono basati sulla natura e supportati dalla scienza. Quindi prodotti biodisponibili, sono integratori nutrizionali, possono essere veramente assunti da tutti in sicurezza perché sono estratti da cibo. Quindi questo è il nostro punto di forza. Quindi è per quello che siamo orgogliosi di andare avanti con il nostro bel progetto. Appunto, l'azienda è presente nel mercato da più di 60 anni ormai, perché è nata nel 1958, in Italia da più di 45 anni, basati sulla natura, con i migliori ingredienti naturali e ci sono dei severi controlli di qualità e c'è proprio un'efficacia garantita, testata non sugli animali ma sugli uomini, ok? Quindi 50 anni di esperienza scientifica sono tantissime e sono delle formulazioni veramente mirate ed esclusive, formulate in maniera sapiente appunto dai nostri scienziati. Sono anche partner, collaborano il nostro pool di scienziati con i migliori enti che si occupano di salute a livello internazionale. Quindi questo fa capire alle persone che quello che noi utilizziamo, condividiamo, sono sicuri e possono essere veramente messi sulla tavola di ogni famiglia come integratore alla nutrizione.
E qui ho messo in evidenza un membro del comitato scientifico. Ci sarebbero tante cose da dire su questa persona, l'ho conosciuta, l'ho incontrata più volte, appunto è una biochimica, una nutrizionista, è un'esperta di sport, si occupa soprattutto anche di integrazione dell'infanzia e dell'adolescenza, è autrice di numerose pubblicazioni, insomma è una professionista che quando la senti parlare senti, percepisci proprio l'energia, l'entusiasmo di essere una che ha come scopo la salute delle persone e di sviluppare i migliori prodotti. Vi invito a partecipare quando ci sarà l'occasione di ritornare in aula a venirla a conoscere quando vieni in Italia, sì, perché questi scienziati vengono in Italia, vengono proprio qui vicino a noi a Padova. Ma torniamo al tema della nostra serata. Vuoi tornare in forma e con energia? Ok? Belli pimpanti, dopo mesi qui chiusi a casa che si mangiano pizze, pizzette, torte fatte in casa, sfido chiunque, vorrei vedere chi non ha messo qualche chilo di troppo e quindi adesso è tempo di rimettersi in forma. Io stesso ho ricominciato a correre, ho ricominciato anche a utilizzare questi prodotti, ma del prodotto non sarò io a parlarvene, sarà un'altra persona. Il tema che voglio toccare prima di iniziare a presentare la soluzione per tornare in forma con energia, voglio farvi un punto della situazione, perché bisogna sempre partire da un punto A per andare verso un punto B. Qual è la fotografia di oggi, oltre ai chili di troppo messi su in questi 2 mesi? Vediamolo un po'. Purtroppo la questione del controllo del peso non è una questione di estetica, perché c'è la prova costume, ma è una questione proprio di salute. È un problema globale, che cosa? Il fatto è che ci sono sempre più persone sovrappeso che non hanno i 2 chiletti di troppo, ma ne hanno qualcuno in più, e quindi questi tassi sono addirittura triplicati. E sono sempre fresche purtroppo queste notizie. Obesi, sovrappeso, l'Istat dice che in Italia sono 25 milioni, più uomini che donne. È uomo, vive in città ed è prevalentemente nel sud. Purtroppo nel sud si fa poca attenzione all'alimentazione, ma secondo me è la stessa cosa tra nord e sud. E praticamente l'Istat dà questi numeri qui, riguarda 25 milioni di persone ed è un numero enorme. E le donne mostrano un tasso di obesità inferiore appunto rispetto agli uomini, ma quel che è grave è che sono i bambini che stanno aumentando. Quindi sono dati veramente preoccupanti. Quindi in Italia il 46% degli adulti, ovvero oltre appunto 23 milioni, ma l'articolo là parla di 25, e sono tantissimi anche i ragazzi intorno ai 18 anni. Quindi c'è presenza di un eccesso di peso. Perché? Perché lo vedremo tra un po'. Perché purtroppo, soprattutto i ragazzi, mangiano cibi ricchi di zuccheri, di conservanti, di addensanti, ma soprattutto zuccheri che il nostro corpo si trova in emergenza e cosa fa? Li trasforma velocemente in grasso, anziché trasformarli in energia. Quando ero ragazzino io mangiavo un gelato, ma lo bruciavi perché andavi giù in cortile e giocavi tutto il pomeriggio a calcio, a basket o quant'altro. I bambini, i ragazzini di oggi sono chiusi in casa col tablet, con la PlayStation, non fanno neanche una rampa di scale perché hanno già il fiato lungo. Ma non solo i ragazzini, i bambini, anche gli adulti purtroppo. Ma parlando degli adulti, o comunque i bambini saranno dei futuri adulti, quali sono le conseguenze? E qui vi chiedo di fare molta attenzione. C'è veramente la possibilità di avere una pressione alta. Quando sei sovrappeso, comincia ad avere problemi di pressione alta. Comincia ad avere disturbi del sonno e quindi aumenta il desiderio di mangiare, perché ti svegli la notte, ti alzi, cosa fai? Vai in cucina, apri il frigo, apri la credenza e mangi qualcosa. E il sovrappeso, il peso, comporta dolori articolari cronici, e non solo per adulti, anche i bambini, i ragazzi hanno questi problemi alle ginocchia, alle anche, alle caviglie. E poi hai un'agilità ridotta. Si è visto che il 78% delle persone che sono sovrappeso hanno un'incidenza superiore di fare incidenti stradali, ma poi il problema di avere un'agilità ridotta comporta un sacco di problematiche in casa, nel posto di lavoro. Quindi bisogna cominciare a pensare veramente a raggiungere il peso forma, non tanto per l'estetica, ma soprattutto per una propria salute. Ma questi sono solo disturbi, fastidi, ok? Andiamo a vedere invece quali sono i rischi maggiori di essere sovrappeso o obesi. I rischi maggiori sono quelli di andare incontro a che cosa? Al diabete. E quando ti arriva il diabete non torni più indietro, è una malattia cronica, ci devi convivere per sempre.
e sapete tutti quali sono le possibili conseguenze. Il diabete incide nel rischio di ictus e di altre problematiche veramente serie. Per non parlare di appuntazioni, cecità o quant'altro. Poi c'è il rischio di infarto. Okay? L'infarto è la prima o seconda causa di morte. Quindi, ragazzi, capite che l'argomento peso-forma è importante. Rischio di ictus. Sono sempre più giovani le persone che hanno ictus. Quindi prima è una cosa che capitava alle persone anziane, adulte, adesso capita a persone molto più giovani. E soprattutto quello di aumentare il rischio di tumori. Sono notizie poco positive, poco simpatiche, ma bisogna sempre guardare la realtà. Ragazzi, il punto A è questo: il rischio di incorrere in queste fastidi o malattie gravi, croniche, è veramente alto. Tranquilli, non preoccupatevi, fate un bel respiro, vi è venuta un po' di ansia, ci va, ci sta, bisogna sempre partire da un problema per andare verso una soluzione. La soluzione è nella stessa causa, il cibo. Quindi il cibo è un problema, ma può essere anche la soluzione. Bisogna essere intelligenti nel capire questo. Non sarò io a parlarvi della soluzione, sarà una serata molto intensa, quindi vi raccomando, prendetevi appunti, non distraetevi con altre cose, e fate molta attenzione, sarà a parlarvene una bellissima coppia, una coppia che ha dei risultati lavorativi, ma anche grazie al prodotto, e quindi invito Andrea e Stefania di collegarsi, io chiudo la mia presentazione per dare spazio a voi e continuare la serata. Quindi Andrea si sta collegando. Nel frattempo, appunto, vi raccomando, mettete la salute al primo posto. Il peso forma è questione, appunto, di salute. Non è questione di mettere il miglior costume, il bel vestitino. Ecco qui. Andrea, a te la parola. Vediamo se parte la slide. No. Mi sentite adesso? Sentiamo, però la slide non è partita. Perfetto, allora la faccio partire subito. Eccoci qui. Ok, ti sentiamo forte e chiaro e si vede anche la slide. Perfetto, buonasera a tutti. Mi presento brevemente per chi non mi conosce. Sono Andrea Palma e sono molisano di origine e sono venuto in Veneto nel 1995 per motivi di studio. Mi sono laureato in scienze forestali ed ambientali. L'ultimo anno di università ho conosciuto Stefania e guarda caso sono qui con lei. Abbiamo deciso di creare una bella famiglia. Siamo genitori di due splendidi ragazzi ormai, Simone e Daniele, bambini, ecco, Daniele ha 8 anni. E dopo essermi laureato ho fatto la gavetta che fanno in tanti, vale a dire che dopo una serie di contratti a termine sono riuscito a trovare un lavoro da dipendente, e felice dipendente. Pensavo che fosse quel lavoro che mi avrebbe portato fino alla pensione, ma non è stato così purtroppo. Nel 2011 ho perso quel lavoro che consideravo sicuro, e mi sono reinventato seguendo una delle mie passioni, quella degli animali, degli uccellini, insomma, degli acquari, e quindi mi sono aperto un'attività in proprio. E nell'agosto del 2016, grazie a Fabio e Oriella, due dei miei clienti, ho conosciuto la grande famiglia Neolife, questa bellissima opportunità lavorativa. È proprio un cambio di vita, di rotta, che mi ha fatto scoprire inizialmente i detergenti. Essendo io appunto laureato in scienze forestali e ambientali, sono molto sensibile a quei temi. Però la cosa importante è che quello mi ha dato fiducia nel gruppo di lavoro, nell'azienda, e proprio l'attività legata al mio negozio, quella di commerciante, mi aveva allontanato da quella che era la mia sana abitudine di tenere anche alla mia salute, al mio fisico, all'attività sportiva,
ero stretto nella morsa appunto di dover far tutto da solo, perché gestivo il mio negozio da solo, e mi sono ritrovato spesse volte a mangiare un panino davanti un PC per fare, mentre facevo gli ordini, mangiare male, mangiare fuori pasto, e magari per accompagnare i rappresentanti andavo in bar e ci scappava il caffè, il cappuccino con la brioche. Morale della favola, io ho veramente poi lo stress stesso, mi sono un po' lasciato andare, e questo cosa ha comportato? Ha comportato innanzitutto un aumento di peso, anche abbastanza importante. Per chi mi ha conosciuto da giovane, io sono stato sempre un ragazzo molto sportivo che ha fatto diverse attività, anche tanta palestra, per cui insomma ero diciamo un po' il riferimento sportivo dei miei amici, della mia compagnia. E cosa è successo? È successo che oltre al peso, ahimè, ho iniziato ad avvertire tanti problemi di salute. Difatti io oggi, questa sera, ho l'onore e il privilegio di descrivervi la soluzione Neolife per questa problematica, proprio perché io l'ho vissuta a 360 gradi, l'ho sperimentata con estrema efficacia e mi ha portato veramente a ritornare non solo alla forma fisica, ma proprio a uno stato di salute e benessere. Vi faccio vedere in questa slide. Era il giugno del 2017, avevo appena completato questo percorso, e io qui in quella sera, come sto facendo questa sera, avevo parlato del programma, diciamo, del mio progetto di ritorno diciamo, al peso forma e soprattutto a uno stato di benessere, e mostravo i pantaloni che indossavo prima di questo percorso. Come vedete, qui ci sono diverse taglie mi separano da quei pantaloni. Avevo perso ben 12 kg e la cosa bella è che l'ho fatta in maniera diciamo quasi spontanea e naturale, cioè ovviamente devi impegnarti. Poi c'è la soluzione Neolife che ti viene a supporto, ma a breve ve la descrivo. Però cosa importante ci tengo a sottolineare prima di partire è che ci vuole una grande forza di volontà e innanzitutto ci vuole qualcosa nella nostra vita che ci dia il là, che ci faccia prendere la decisione di voler cambiare. E mi piace sempre ricordarlo, a me cosa ha fatto cambiare, cosa ha fatto, diciamo, cosa ha dato il là a questo progetto. L'aver visto la foto dei miei due figli in negozio e aver visualizzato un'immagine. Io mi sono visto nella mia spiaggia molisana e uno dei miei due figli, il grande Simone, era in difficoltà, non riusciva insomma a nuotare, a venire a riva. E io sono andato avanti per soccorrerlo, e mentre correvo a un certo punto mi sono accasciato, cioè non riuscivo a raggiungerlo. E raccontarvelo mi fa ancora emozionare. E cosa è successo? Successo che lì ho detto: no, questa non è la vita che voglio, non posso trovarmi a 40 anni in queste condizioni. E io facevo manutenzione di acquari, andavo anche in giro per diciamo da privati o aziende, mi portavo le taniche di acqua. Dopo due rampe di scala dovevo fermarmi perché avevo l'affanno, e oltre a questo ho iniziato ad avere tachicardia, fischio alle orecchie, cos'altro, dolore toracico, e ho detto: qui c'è qualcosa che non va veramente, devo fare un cambio di rotta. E dopo essermi ovviamente fidato della famiglia Neolife per quanto riguarda i detergenti, mi sono fatto consigliare per quanto riguarda tutto quello che era il percorso della nutrizione, e sono arrivato appunto al diciamo al programma nutrizionale Neolife.
E comunque quali sono i passi giusti da fare? Ovviamente cibo sano, idratazione, quindi cibo sano, e già vi ho detto che io purtroppo per un lungo periodo della mia vita non mi nutrivo più, non mi alimentavo più in maniera corretta. Ovviamente mi fa presente Stefania a pranzo, perché a cena giustamente Stefania mi preparava degli ottimi e salutari piatti. Idratazione, quando si è sempre presi da qualcosa spesso ci si dimentica anche di bere, e quindi è fondamentale idratare il nostro organismo. Il riposo, da non trascurare, spesso per far tanto non riposiamo. E quindi cosa fa? Fa che come ogni macchina ha bisogno di, ogni motore ha bisogno di riposare, e l'organismo umano è una macchina perfetta che necessita dell'opportuno riposo. Attività fisica e una corretta integrazione. Passi giusti, appunto il piatto sano. Piatto sano, qui abbiamo, in questa slide abbiamo preferito, ecco, riportare un piatto, e questo piatto è suddiviso in maniera, diciamo, in maniera non proporzionale, di verdure e ortaggi, e come vedete c'è una fetta maggiore. Ovviamente dobbiamo prediligere quelle stagionali. Poi la frutta, vale lo stesso discorso. Ovviamente anche qui cercando di prendere quella a chilometro zero laddove è possibile. Cereali integrali, che sono appunto quelli che non troviamo negli alimenti come, non so, pane integrale o farina integrale. Non sempre lo sono, magari lo sono di nome ma non di fatto. Quindi dobbiamo anche qui imparare a leggere le etichette. Poi proteine salutari, quali sono quelle salutari? Ovviamente sono quelle del pesce, sono quelle della carne bianca, legumi ovviamente, frutta a guscio, e dovremo per quanto possibile limitare le carni rosse e tutte quelle notevolmente processate. Passi giusti, stile di vita. Ovviamente qui abbiamo riportato almeno 30 minuti di camminata. Quando parliamo di camminata veloce, cioè quella che ci permette di far lavorare il nostro organismo, di accendere il nostro organismo. Ad esempio per chi fa lavori di, diciamo, per chi è casalingo o casalinga, soprattutto in questo periodo, non basta accendere un aspirapolvere e passarla per 10 minuti, quella non è intesa attività fisica. E io stesso, quando ero appunto in negozio, avevo trascurato questo passo giusto, tant'è vero che non camminavo nemmeno 10 minuti al giorno. Ho iniziato questo percorso, quindi dai 10 minuti sono passato poi alla mezz'ora, tre quarti d'ora, addirittura camminavo anche per un'ora, e questo sono arrivato a farlo quasi quotidianamente. Ma già se iniziamo a darci la regola di farlo tre volte la settimana, sicuramente questo ci aiuta in questo percorso di ritorno al benessere, lo definisco così. Riposo, come dicevo prima e come giustamente ha detto Michele, se non ci riposiamo spesso aumentano anche le ore in cui noi stessi siamo più portati magari a venire in cucina e aprire il frigo o la dispensa, soprattutto in questi due mesi di quarantena. E qual è la NeoLife? Qual è la soluzione della NeoLife? È quella che appunto io ho deciso di abbracciare a 360 gradi e prevede appunto un programma che porta il tuo organismo a ritrovare, diciamo, un metabolismo corretto. Ecco, io posso dire che ormai a distanza di 3 anni e mezzo da questo percorso, di 3 anni, è un percorso sostenibile e duraturo nel tempo, perché ci sono tanti programmi che magari, sì, all'inizio ti fanno perdere peso, però sono programmi che ingannano il metabolismo. E cosa succede? Succede che poi l'organismo è portato a fare il cosiddetto yo-yo,
Nel senso che quello che hai perso, ahimè, spesso lo recuperi anche con gli interessi, e la cosa, diciamo, grave che vedremo anche nel corso della presentazione è che spesso vai a perdere massa magra e non solo la massa grassa. Ecco, a supporto di questo programma, la NeoLife e nello specifico gli scienziati del SAB hanno costituito questi integratori, definisco integratori, che sono veramente unici sul mercato, e lo vedremo da alcune peculiarità. Innanzitutto, ecco, c'è il NeoLife Shake. Importante, prima di questo percorso è bene fare, e l'ho fatto anch'io, l'ho sperimentato io, fare un percorso detox. Cosa significa? Significa che se noi abbiamo uno stomaco e un intestino che non stanno funzionando regolarmente, non riusciranno ad assorbire i giusti nutrienti, per cui non andremo a rendere efficiente questo programma del peso, questo ritorno, diciamo, alla forma fisica. In cosa ci possiamo far aiutare in questo? Proprio da due dei nostri integratori che lavorano perfettamente in sinergia, e sono l'Acidophilus e l'Aloe Vera Plus. Ovviamente qui ci sarebbe da fare una serata proprio specifica per questi due integratori, ma non è lo scopo della serata. Posso solo, appunto, sottolineare il fatto che oltre a riportarci, appunto, ad avere uno stomaco e un intestino che lavorano correttamente, ci aiutano anche ad avere energia, in particolare l'Aloe Vera Plus. E si pensa spesso che quando si fa un percorso di perdita del peso ci sia anche una carenza di energia. Il nostro programma invece ci restituisce energia, e adesso lo vediamo nello specifico. Ed è risaputo anche che sono proprio le proteine, proprio una dieta ricca di proteine che ci aiuta a perdere peso, ovviamente proteine di qualità. Ma di quante proteine si ha bisogno? L'EFSA raccomanda un consumo quotidiano di circa 83 grammi di proteine di alta qualità per chilogrammo di peso corporeo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un uomo alto 180 centimetri, che pesa 75 kg, dovrebbe assumere 62 grammi di proteine. Vedete dal grafico qui come invece una donna alta 165 centimetri di un peso di 65 kg dovrebbe assumerne 54 grammi. Ovviamente questo quantitativo varia a seconda poi anche dell'età, delle condizioni di salute, di quello che vogliamo ottenere. Difatti vediamo che i quantitativi vanno aumentati per i bambini e per gli adolescenti, per ovvi motivi, per le donne in gravidanza e d'allattamento, e poi, appunto, per la perdita del peso. Il nostro NeoLife Shake è, appunto, una miscela di proteine esclusiva ed è in grado di fornirci 26 grammi di proteine per porzione, ovviamente se assunto con latte magro. Nel caso in cui noi dovessimo assumerlo con acqua, ad esempio, con altre bevande, allora in questo caso l'apporto di proteine è pari a 18 grammi. Le proteine che assumiamo sono, mi preme sottolinearlo, non sono di sintesi, ma sono naturali, sono quelle che provengono, appunto, da soia e latte, e nel NeoLife Shake ci sono tutti i 22 aminoacidi. Quindi è biologicamente completa di tutti i 22 aminoacidi, compresi i 9, anche quelli ramificati, ecco, gli essenziali. Ritenzione massa magra. Ecco, le proteine presenti nel NeoLife Shake sono biologicamente complete. Tra questi abbiamo anche quelli ramificati come la leucina, l'isoleucina e la valina.
E come vi ho già accennato prima, il Neolite Shake ti permette di perdere massa grassa e non massa magra, anzi nel contempo ti permette di tonificare. Io fortunatamente vivo un po' di rendita, quindi avendo fatto parecchio sport in età adolescenziale, cosa è successo? È successo che questo percorso mi ha fatto perdere la massa grassa che ricopriva la massa magra, quindi la parte diciamo muscolare, e questo insomma diciamo al di là dello stato di benessere ovviamente è stato gratificante anche rivedermi di quasi 20 anni più giovane, e questo non sono stato solo io a dirlo, ma soprattutto coloro che mi conoscevano da ragazzo, o anche i miei stessi clienti che hanno visto questo cambiamento quasi passo passo in negozio. Tant'è vero che ho destato la curiosità di diverse persone che poi hanno voluto scoprire quale fosse stato il mio segreto. Io ho detto loro che non c'era nulla di segreto se non questo percorso. E, altra caratteristica peculiare del Neolite Shake è il processo esclusivo PhotoGuard, che appunto permette di proteggere gli aminoacidi e di massimizzarne il valore nutrizionale. All'inizio ho detto che questi sono degli integratori, effettivamente è un sostituto di impasto, ma nel contempo è un integratore nutrizionale, in quanto in esso abbiamo anche 26 vitamine e minerali essenziali. In più contiene 5 grammi di fibre per porzione, e sono delle fibre esclusive, in quanto date da fibre di soia, d'avena e di guar, ed è proprio questa porzione di fibra che ci dà il senso di sazietà. Infatti tanti mi dicevano, ma come fai a arrivare a cena mangiando semplicemente un Neolite Shake? E ovviamente il Neolite Shake mi dava senso di sazietà per 2-3 ore, ma poi vediamo che in realtà nel corso della giornata tu devi fare diversi spuntini per arrivare a perdere peso. Caratteristica unica veramente che distingue il nostro Neolite Shake da tutti gli altri sostituti del pasto è proprio il controllo della risposta glicemica, la cosiddetta tecnologia GR2. E cosa comporta questo? Fa sì che il nostro organismo non sia sottoposto a picchi glicemici, alle cosiddette, come vedete dal grafico, alle cosiddette montagne russe glicemiche. E nel contempo quindi lascia il nostro organismo nella cosiddetta fascia consumo dei grassi. Cosa succede in questa fascia? Succede che il nostro organismo non solo non accumula grassi, ma è in grado di andare laddove dovesse avere bisogno di energia, va a prenderla laddove ci sono le riserve di grasso. E cosa invece che non è scontato con gli altri integratori, con gli altri sostituti del pasto, perché spesso presentano appunto zuccheri aggiunti, e questi zuccheri aggiunti inevitabilmente fanno scattare le montagne russe glicemiche con evidenti picchi glicemici, quindi cosa succede? Succede che temporaneamente andiamo a a toglierci il senso di fame, ma dopo mezz'ora ci torna questa fame che spesso ci porta ad assumere ulteriori carboidrati, zuccheri. Ecco, quindi ricapitolando, le caratteristiche peculiari del Neolite Shake sono appunto un ideale rapporto tra proteine, carboidrati e grassi, per appunto un equilibrio totale. Il controllo della risposta glicemica. La cosa bella che è comodo, vi faccio vedere velocemente, eccolo qui, si presenta in una confezione monouso, e anche questo differenzia il Neolite Shake da tanti altri sostituti del pasto. Questo fa sì che le proteine in esso contenute sono sempre fresche, definiamole così, perché possiamo portarcele anche dietro,
quindi per un pasto veloce. Ma dopo lascerò la parola a Stefania che sicuramente vi dà delle buone dritte in merito a questo. A meno di 250 calorie per porzione, ovviamente se assunte con latte, perché se l'assumiamo con acqua, ad esempio, abbiamo anche meno di 180 calorie per porzione. E poi delizioso. E vi assicuro che è proprio così. È veramente molto buono. Soprattutto se impariamo magari a prepararcelo anche un po' prima, lo mettiamo in frigo, soprattutto adesso che arriva il caldo, e diventa un vero e proprio budino. Quindi come lo possiamo assumere? Quindi sia per iniziare in maniera sprintosa la nostra giornata, quindi come colazione, oppure come diciamo sostituto del pasto. In questa foto ci siamo io e Michele proprio un anno fa, poco più di un anno fa, mentre stavo chiudendo il mio ex negozio di acquari, e ovviamente dopo il pasto delizioso mattutino non ci siamo mai fatti mancare una bella insalatona, e questo ci ha permesso appunto di mantenere energia e forma fisica. E come vedete qui ci sono tre gusti: c'è il gusto cioccolato, il gusto vaniglia e il gusto ai frutti di bosco. E cosa importante da dire è che, come avevo accennato precedentemente, che se vogliamo perdere peso dobbiamo mangiare. Paradossalmente dobbiamo mangiare, non dobbiamo saltare dei pasti. L'errore più comune che si fa è proprio quello di saltare un pasto. Io spesso sento persone che dicono: ah, no, a pranzo non mangio, mangio l'insalatona a cena. Niente di più sbagliato, perché l'organismo umano è una macchina fatta per ingrassare, perché è nata anni fa, migliaia di anni fa, quando appunto non c'era l'abbondanza di cibo che abbiamo oggi. Quindi tutto quello che raccoglieva andava a immagazzinarlo. Per cui geneticamente noi siamo fatti per fare riserve, e quindi dobbiamo dare al nostro organismo lo spuntino, diciamo, non dobbiamo mandare in riserva il nostro organismo. Da qui la necessità di fare i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena, e poi due spuntini, quello mattutino e quello pomeridiano. E quindi nel caso del controllo e in particolare della perdita del peso, dobbiamo introdurre, sostituire due pasti con Neolite Shake, e possiamo fare quindi un pasto sostitutivo per colazione, poi a seconda delle necessità lo assumiamo a pranzo o a cena. E per quanto riguarda lo spuntino mattutino, qui abbiamo scritto un piccolo snack sano possono essere tre noci, possono essere cinque mandorle, una ricottina se possiamo mangiarla, un frutto, una carota, ecco. Oppure c'è anche questa soluzione Neolife, vale a dire la Neolife Bar, che è un altro integratore. Questo è un integratore, una barretta energetica, ed è un integratore che si mangia, io l'ho definita così. E anch'essa, come Neolife Shake, è caratterizzato dalla tecnologia della risposta glicemica, ed è costituito da un insieme di grani integrali naturali, quali soia, avena, riso integrale e mais, da semi naturali, quali semi di zucca, semi di girasole, semi di lino, da frutta, quali mirtilli, mirtilli rossi, uvetta, e coadiuvati da un succo di mela, e poi da frutta secca, mandorle e anacardi. Come vedete, è una composizione ricca di alimenti integrali, sapientemente formulata dal nostro SAB. E come vedete qui è un vero e proprio integratore, perché è in grado di fornirci 10 grammi di proteine, 5 grammi di fibre che vanno a darci appunto quel senso di sazietà, 180 calorie e poi 320 mg di omega 3 e vitamine e minerali essenziali. E qui abbiamo riportato senza glutine,
non da escludere, perché ahimè sempre più persone sono intolleranti, quindi questo, ecco, dà anche a loro la possibilità di avere un break sano. Poca energia. In questa slide abbiamo riportato proprio quello che io avvertivo anni fa, vale a dire che mi alzavo la mattina stanco, andavo a dormire stanco, spesso mi appisolavo davanti a un PC. Suppongo che anche a voi sia capitato qualche volta, o forse capiti tuttora, chi lo sa. E cosa succede? Succede che tante persone, ahimè, ricorrono alle bevande energetiche. E cosa succede? Succede che queste sì ci danno per un attimo un po' di sprint, però spesso ingannano il nostro metabolismo e purtroppo sono ricche di zuccheri, di conservanti, di coloranti artificiali, il che sicuramente non va diciamo a favore della nostra salute. E anche qui la Neolife propone la sua soluzione, che è il Neolife Tea. Neolife Tea, eccolo qui, che si presenta proprio in un facile stick ed è una miscela di tè ed erbe naturali. Nello specifico in essa sono contenute tè verde, tè nero, tè bianco, caffeina naturale. Noi sottolineiamo sempre queste parole, naturale. Qui, come ha detto Michele prima, tutti i nostri integratori, compreso quelli che appunto danno vita al nostro programma della perdita del peso, sono basati sulla natura e supportati dalla scienza. Miscela di tè proprio per darci un supporto naturale alla vitalità, non stimolanti artificiali, ripeto. E poi in essa è contenuta una miscela esclusiva di erbe adattogene. Cosa significa adattogena? Adattogena significa che dà al nostro organismo la possibilità di adattarsi appunto a quei cambiamenti che spesso nascono fisiologicamente all'esterno, quale può essere ad esempio anche il cambio stagionale. Quindi sono diciamo delle erbe coadiuvanti, cioè che aiutano il nostro organismo, ecco, a essere più sprintoso, direi. E tra l'altro è ottimo, è buono, perché? Perché in esso c'è un tocco di limone, è dolcificato naturalmente da miele e ripeto ancora una volta che in esso non ci sono né coloranti, né aromi, né dolcificanti, conservanti artificiali aggiunti. È buono da bere sia freddo che caldo, e ha solo 5 calorie per porzione, e per questo che è ideale appunto all'interno di questo percorso di perdita del peso. E cos'altro dire? Che anche se uno non dovesse fare o non ha la necessità di fare un controllo del peso, questo è ottimo, perché ha veramente, anche per gli sportivi ad esempio, perché ti dà veramente tanta vitalità, è estremamente energizzante e va a attivare il metabolismo, non inganna il metabolismo, come appunto lo fanno le bevande energetiche di cui ho parlato un momento fa. Si presenta appunto in semplice stick, facile da portarsi dietro, quindi penso ad esempio ai ciclisti che hanno la loro borraccia e hanno bisogno di un po' di energia, quindi anche al momento, perché possono aprire lo stick, metterlo nell'acqua e quindi hanno subito a disposizione questa bevanda. E, altra cosa interessante, visto che sta arrivando il caldo, almeno si spera, noi lo consigliamo anche magari da miscelare in una bottiglia da litro e mezzo, 2 litri, quindi sorseggiarlo durante l'intera giornata, quindi andiamo a compensare, a fare uno di quei famosi passi giusti di cui abbiamo parlato prima, vale a dire l'idratazione, e nel contempo diamo energia al nostro organismo. E i consumatori del Neolife Tea ci dicono che hanno riscontrato un minor appetito e nel contempo una maggiore energia, lucidità e concentrazione. Quindi penso magari a chi deve affrontare un esame, magari gli studenti
quelli che dovranno farlo ovviamente, o semplicemente a noi che dobbiamo preparare le nostre presentazioni, adesso si lavora spesso online come questa sera, e quindi ci aiuta proprio in questa fase, nella lucidità e nella concentrazione. Quindi ricapitolando, per questo controllo del peso che io ho avuto modo di testare su me stesso e trarne i massimi benefici, dovremmo appunto sostituire due pasti e aggiungere Neolife Tea, quindi nel corso della giornata, e laddove insomma vogliamo fare uno snack sano anche con la nostra barretta. Anch'essa è deliziosa, ve lo assicuro. Ecco, tornando qui, abbiamo in questa slide un'immagine che va a ricapitolare un po' tutto quello che va a comporre questo programma del peso, e avendo appunto più gusti riusciamo a soddisfare anche più palati, diciamo così. Ecco, io adesso lascio la parola a Stefania, che sicuramente vi dà delle ottime chicche, perché io vi ho diciamo descritto quello che ho fatto, questo percorso di ritorno alla forma fisica, che ripeto mi ha dato la possibilità di perdere 12 kg in un percorso che è partito inizio febbraio ed è terminato a giugno, perché io ho deciso di chiuderlo proprio perché avevo raggiunto la forma fisica e la forma di salute. Ecco, grazie a tutti per l'attenzione. Buon proseguimento. Buonasera a tutti, velocemente sono Stefania, moglie di Andrea, e sono insegnante di scuola primaria e appunto, come prima diceva Andrea, da 4 anni, quasi 4 anni oramai, nel mondo Neolife. Ecco, direi che Andrea è stato esaustivo nella sua spiegazione della soluzione Neolife per tenerci in forma controllando anche il peso, quindi io aggiungo un qualcosa che riguarda un pochino un'esemplificazione di tipo più che altro esperienziale e anche di tipo pratico. Ecco, diciamo che noi prima di proporre i prodotti ovviamente li testiamo tutti, quindi non ho mai preso, sono sincera, inizialmente in grande considerazione Neolife Shake, in quanto non ho fortunatamente mai avuto la necessità di avere una perdita di peso, quindi di impegnarmi in una perdita di peso. E l'ho però assaggiato e l'ho trovato molto gustoso e gradevole. E ecco, qui c'è una nostra foto al convegno internazionale di Rimini della scorsa estate, proprio perché l'ho considerato molto utile come pausa pranzo nelle pause pranzo veloci, quindi molto molto utile perché si prepara davvero in un attimo. E il beneficio che dà è quello di avere sicuramente una buona lucidità mentale del dopo pasto. Spesso, soprattutto dopo pranzo, personalmente, se si fa poi un lavoro in cui si è anche sedentari, arriva il cosiddetto abbiocco, arriva il momento della fase digestiva in cui appunto tutto il sangue va lì dove c'è il processo digestivo e quindi ci viene la sonnolenza. Per cui davvero, a parte appunto pausa pranzo, io anche come insegnante ho avuto alcune occasioni in cui ho avuto subito dopo la fine del mio servizio la riunione, e quindi pratico anche da portare con sé. E, ecco, mi piace condividere con voi anche qualcosa dal punto di vista dell'utilizzo. Perché? Perché abbiamo naturalmente sperimentato diverse soluzioni, ci siamo resi conto che già di per sé è molto gradevole, e se ad esempio io sono intollerante al latte, quindi lo abbino o al latte di riso o al latte di mandorla o al latte di soia, e poi abbiamo fatto le nostre sperimentazioni. Ci siamo però accorti che ci sono alcune ricette che adesso condivido con voi, che abbinano molto bene i vari gusti ai vari tipi di frutta. Ad esempio, qui vediamo ad esempio ci sono poi anche soluzioni in cui abbiamo addirittura l'indicazione delle calorie, ovviamente per avere minor calorie possibile va diluito in acqua,
oppure diluendolo appunto con il latte o con i vari latti che vi ho elencato, si hanno anche le indicazioni caloriche poi con gli abbinamenti della frutta. Ad esempio, come diceva Andrea prima, ci sono tre gusti, il cioccolato, la vaniglia e i frutti di bosco. Personalmente trovo la vaniglia e diciamo il gusto che sia più neutro e che si abbina molto bene anche sia alla frutta che alla verdura. Per esempio qui abbiamo una ricetta che prevede l'aggiunta della banana e di alcune noci, quindi andiamo ad abbinare frutta e frutta secca che siano anche energetiche e che diano anche una certa consistenza. Consiglio personale che diamo noi è quello di mettere, se è più gradito naturalmente liquido, si frulla di più, quindi si mette all'interno poi del frullatore e si fa girare quanto si vuole in base alla consistenza. Se invece si fa frullare meno la frutta, rimane più consistente, si può anziché bere, e se si è a casa, mangiare con il cucchiaio e quindi avere anche la sensazione di poter masticare qualcosa anziché solamente bere. E questo vi assicuro che fa la differenza, perché ci sembra, a volte bevendo solo, ci sembra di avere meno consistenza anche nello stomaco. Ci sono altre ricette che prevedono ad esempio altri abbinamenti, come addirittura la verdura, quindi gli spinaci, il cavolo nero crudo. Abbiamo anche un'altra versione di abbinamento con i frutti di bosco, e quindi per chi è amante di lamponi, mirtilli, che tra l'altro fanno anche molto bene da un punto di vista della salute, e di fragole, che per esempio in questo periodo sono di stagione, abbiamo veramente gli abbinamenti gustosi. E può essere consumato freddo d'estate o a temperatura ambiente o freddo, in base a quanto addirittura è suggerita l'aggiunta del ghiaccio in alcuni casi, in base a quanto si gradisce, oppure d'inverno anche scaldato, se c'è la possibilità, naturalmente si consuma a casa e per qualche secondo in microonde, per averlo più naturalmente più adatto alla stagione invernale. Per cui davvero un'esperienza ottima, non avevo mai provato sostituti del pasto fino ad ora, devo dire che è una grande bella soluzione, e vi dico che in questo periodo di quarantena anche io che consumavo molte energie psicofisiche all'interno delle classi in presenza, nella gestione di una ventina di bambini con le loro mille esigenze, avendo cambiato il mio stile anche lavorativo, perché adesso passo molte ore di lavoro davanti al computer, ovviamente il mio fisico si muove meno. Ho preso 2 chili in questo periodo di quarantena e abbiamo iniziato da oramai credo 1 mese e mezzo circa ad alternare il pasto tradizionale del pranzo con un sostituto del pasto Neolife, un giorno sì e un giorno no, anche per dare una valida alternativa, diciamo, al pasto tradizionale. È molto utile anche l'idea di portarlo in vacanza. Ad esempio, la scorsa estate noi abbiamo fatto una vacanza itinerante, perché cambiavamo ogni giorno luogo, ogni giorno spiaggia, e ci siamo spostati in diversi modi, e per cui i bambini facevamo i loro panini, perché purtroppo abbiamo problemi con loro per l'assunzione della frutta, quindi i loro panini tradizionali, e invece io e Andrea appunto abbiamo ovviato al nostro pranzo con il praticissimo Neolife Shake abbinato alla frutta da portare nella nostra borsa a frigo, e ci ha veramente risolto sia dal punto di vista dei tempi e dal punto di vista proprio dell'organizzazione del pranzo i nostri pranzi di vacanza. Ecco, io ho concluso il mio intervento e ricevo la parola ad Andrea. Grazie. Grazie a Stefania. Ecco, in questa slide abbiamo riportato appunto questa frase: tempo di riprendere in mano la tua salute. Io ho deciso di farlo 3 anni fa, e quindi al di là di quello che può essere l'estetica, insomma la forma fisica, ma è importante veramente riappropriarci di uno stile di vita sano. E col programma del peso questo
Questo è possibile, proprio perché c'è questo ritorno a quei passi giusti, a quei famosi 5 passi giusti. E quindi noi diciamo, inizia oggi stesso, fai tu il tuo piano di azione. Adesso io cedo la parola a Michele, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente se qualcuno che ci sta guardando, ci sta ascoltando, vuole avere maggiori informazioni nello specifico, noi siamo disponibili, io mi rendo disponibile proprio per condividere in maniera ancora più dettagliata la mia esperienza. Grazie a tutti. Benissimo, benissimo Andrea e Stefania, ottima presentazione, ottima testimonianza. Come sempre, quando si è testimoni di un risultato, c'è sempre la passione, c'è sempre l'entusiasmo, c'è quell'energia giusta che si trasmette anche attraverso un video, anche se non ci si tocca, non ci si vede da vicino. Quindi so cosa vuol dire. Ecco qui, in questi giorni anch'io ho riniziato perché qualche chilo in più l'ho messo su anch'io. Ragazzi, questo è un programma che ti aiuta fino a tanto che tu raggiungi appunto il peso forma, dopodiché nel frattempo hai imparato a mangiare cibo sano e quindi poi ti allontani e diventa solo una soluzione comoda, come ha detto Stefania. Quindi invito le persone che stanno muovendo i primi passi nella famiglia New Life di approfittare e di conoscere e utilizzare questo prodotto. Se ci sono ospiti in questa serata, e so che ce ne sono, chiedete alla persona che vi ha invitato un'ulteriore informazione, ma penso che di informazioni qua non ne servono proprio, sono già state date tutte, prendete solo la decisione di prendere in mano appunto la vostra salute. Oggi più di prima è importante avere in mano la propria salute, perché costa cara la salute se comincia a perderla. E appunto tra di noi facciamo squadra e vige questo motto: da solo vai più veloce, ma insieme si va più lontano. E quindi recupero tutti i video, eccoci qua, siamo tutti. E quindi nel raccomandarvi di utilizzare il prodotto vedrete che noterete veramente un forte cambiamento, un miglioramento, più energia, raggiungete il peso forma. Bisogna prevenire quei problemi gravi che vi ho fatto vedere all'inizio, perché sono problemi veramente gravi. Quindi se vogliamo una vita prosperosa, in salute, con energia, questo è un grande supporto. Vi invito a segnarvi sul calendario lunedì 18, quindi fra una settimana, sempre qui con noi, ci sarà un ospite speciale. Ci sarà una dottoressa, una nutrizionista, un'esperta di salute, ci sarà la dottoressa Totaro, e quindi è l'occasione per sapere di più in merito alla salute. Parlerà del sistema immunitario, perché è la cosa più importante da sostenere in questo momento. È una serata aperta agli ospiti, quindi organizzatevi, invitate il cliente, invitate quella persona cara alla quale tenete alla sua salute, perché è una signora, una donna di tanta esperienza, semplice, ma allo stesso tempo sa farti passare i concetti. Quindi l'obiettivo della nostra serata, come sempre, è quella di informare, e quando una persona è informata può scegliere, può decidere. Ognuno deve decidere della propria salute. Quindi nel ringraziarvi per essere stati qui tutti, vi porgo un grande saluto, un arrivederci e un grande grazie appunto ad Andrea e Stefania, e ci vediamo lunedì prossimo. Quindi un ciao a tutti e buona serata. Ciao. Ciao.